bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Xuder e oggi parleremo di Clash Royale. Per la precisione andremo a vedere la sfida Ariete da battaglia che, raga, io non ce la faccio, non riesco ad arrivare alla quinta neanche. Lo voglio l'Ariete ma non ce la faccio. Anzi, se voi siete riusciti, visto che su YouTube tutti sono riusciti a prendere l'Ariete da battaglia tranne me, scrivetelo qui sotto nei commenti, ditemi che mazzo avete usato, perché io continuo a perdere, con quello della mia fidanzata vinco, con il mio non c'è assolutamente niente da fare. Oggi faremo una partita Ariete da battaglia per sperare almeno di vincere e arrivare a 3 vittorie, ragazzi, ancora 2 e poi la prendo pure io. La seconda cosa, spacchetteremo tutta quella roba qua che c'è, che non vedo l'ora di aprirla. E per chiudere in bellezza, se avanza un po' di tempo, una partita cattiva con il mago di ghiaccio al 3, come vi avevo promesso. Ma senza indugiare oltre, questo è il mazzo e, se notate, è il mio mazzo normale, solo che al posto del Logi Woggy ho messo, o meglio, c'è obbligatoriamente l'Ariete da battaglia. Vediamo, tanto sono tutte e due truppe che puntano diretti verso la torre, vediamo un po' se ce la facciamo. Attenzione, siamo contro Kansek del Manchette dei Pavle. Apriamo subito con un moschettiere. Giant per lui! Giant per lui, vai strego! Vai stregone! E avanti così, mettiamoci anche il mini pekka. Apertura col cimitero per lui! Lasciamo andare così! Lasciamo andare così che dovremo farcela! Vai! Non subite troppi danni, ragazzi! Avanti con l'Ariete da battaglia adesso che dobbiamo aprire! Dobbiamo aprire seguito dagli spiriti ridimmi che non ha il tronco! Grande barbariscenti! E l'Ariete ci arriva, ragazzi! E l'Ariete ci arriva, c'è il tronco, c'è anche il tronco! Ma ce l'abbiamo la zap noi! E zazà! Una zap pattina i barbarelli, e guardalo lì il moschettiere e l'Ice Wizard che fanno una combo allucinante andando a danneggiare pesantemente la sua torre. Bene così, 52 secondi di gioco, 796 la sua, 1194 la mia, anche no, Ariete battaglia per lui. Oh shit, riusciamo a fermarlo sul limite, ma quei barbaroni bastardoni fanno comunque male. E riapriamo anche noi con l'Ariete da battaglia, anche se è buttato via, fa niente. Vai così Arietino, e ci arriva, ragazzi. E il barbaro, guardalo lì, lurido cavernicolo, come si dà da fare. Attenzione, tronchiamo la situazione. Strum, e adesso cacchio, no, la connessione, no! Moschettiere, no! Si è fermata la connessione, no! Unbelievable shit, ragazzi, adesso dei piccoli consigli per gli acquisti per voi, mi raccomando, mangiate sempre sano. Attenzione, non so cosa fare, tutto bloccato, all blocked. Tentiamo una, dai, l'avevo vinta qua. No, mi ride in faccia, no! Rientriamo così cattivi, mi ride in faccia, no! Non puoi! No! È tutta la sfiga per me questa, ragazzi. Ariete da battaglia davanti, però questa l'avevo vinta, cazzo, l'avevo vinta! Avanti col tronchino, niente da fare i barbari. Oh my god, 39 secondi. Il mago elettrico per lui, lo lasciamo lì, tanto oramai questa partita è persa, ragazzi, e non è assolutamente giusto. Guardalo Moschi! Guadalmini! Fermatevi, bastardi! Vabbè, non è giusto, ribadisco. E non è che questo... Vabbè. Comunque, cerchiamo di pulirci il gargarozzo. Aprendo tutta quella roba qua che ci abbiamo e via così col primo baule d'argento. Attenzione per noi, 65 gold. Però mi devi dare una leggendaria in questi bauli, cacchio, visto che mi hai fatto cadere. Una capanna dei goblin e 11 goblin lancieri. Non mi aspettavo niente di interessante. Secondo argento, 61 di gold. Un giant inutile per me e 11 goblin normali che vanno a fare compagnia agli altri goblin. Terzo d'argento per noi, via così gli argento, 62 di gold, un mega sgarro, altra carta che non uso, e altri 11 goblin per unirsi al party di stasera. Vai con l'ultimo argentino, vai con l'argentino ultimo, 73 gold, una valchiria e chiudiamo, mamma mia, 11 arcieri, ma quelli sugosi arrivano adesso. Attenzione, bolo della corona,
584 gold, 2 gemme, 11 barbari scelti e 3 capanne di barbari. Abbiamo ancora 2 mandate. Mi tengo quando vedo le mandate così. Mi tengo, arriva l'epica leggendaria, arriva il boia, attenzione! No, niente, arriva il 58 cannoni, mi aspettavo qualcosa di più interessante, ma via col baule omaggio così, 90 di gold, 2 gemme, un'altra capanna dei barberi, ragazzi, però qua c'è l'epica, mi sa che qua c'è, via così, 11 nuri di cavernicoli, ragazzi, bad, e go così con l'omaggio ancora, ultimo omaggio per noi, 89 gold, una torre inferno per il danno e la beffa, e facciamo che secondo me arriva i goblin, attenzione, arrivano 11 giganti royale, ragazzi, incredibile, niente da fare per noi, diamo un giant a Dark Lady, ragazzi, direi che siamo ancora in tempo per... non ve lo faccio vedere ancora il mago al 3, e che cacchio, voglio fare un'altra battaglia per l'ariete, cercare di almeno vincerla, perché non è giusto che prima sono caduto, non è giusto. Siamo contro Funkies degli Out of Masais, ciao bello. Attenzione, apriamo come sempre con il nostro moschettiere che ci dà sicurezza e fiducia. 3 sgherrini per lui, direi di aspettare, vediamo cosa succede. Ah, ecco perché sì, vabbè, ma io il boia lo sbombardo il boia. Attenzione, boia sbombardato. Lo mette anche lui, ma il mio moschettiere non ha paura. E via, zappiamo anche tutti questi bastardini. No, boia, io non ti faccio avvicinare. Via così, un altro tronchino sul boia. E l'Ice Wizard subisce un danno, ma riesce comunque. Apriamo col mini pecca, avanti col mini pecca. E con gli spiritini messi un po' storti. Grandi spiritini, vai mini, e il mago di ghiaccio che li congela, il mini pecca dà una legnata, mago di ghiaccio è andato, ma siamo nettamente in vantaggio, e se giuro che cade la connessione, spacco qualcosa, porca vigliacca. Momenti di attesa, non col moschettiere, l'apertura o col moschettiere o col mago di ghiaccio va quasi sempre bene, anche se l'Ice Wizard è meglio tenerselo. Attenzione per noi, una sbombardata che prende sia il tronco suo che il boia, il mio tronco fa su un bordecca metal, basta ragazzi, vai così moschino, pulisci i due barbari, pulisci anche il boia, avanti per noi con la rete, vai Ariettino, sei così, la zap che sbarella via tutto, e l'ariete davanti e il coso dietro, vai con gli spiritini sui suoi luridi, bram, guardalo lì il bordello che hanno fatto questi spiritini, il lurido non riesce neanche a dare una legnata alla mia torre che continua a rimanere a 2254, ragazzi, cosa ha fatto? Oh, è uscito lo stregone, ragazzi, l'ha tirato fuori così quasi, e prende anche il boia, e avanti con il tronco, ragazzo mio, tu non passi oggi, non puoi passare, come dice il mio amico Gandalf, avanti così con il nostro, avanti con gli spiriti, avanti con tutto quello che abbiamo, il tronco per noi, anche se mette ancora i cosi, e va, oh, giù la torre, secondo moschettiere per noi, e secondo mago di ghiaccio, ragazzi, guarda come se lo sono mangiati quel boia, mini pecca, 23 secondi alla fine, non sa cosa fare, ragazzi, guardalo lì, bram, molto bene, guardalo lì cosa fanno, spingono il mini pecca e fanno un bordello con tutti quegli spiritini, ragazzi miei, questa ce l'abbiamo fatta a vincerla, siamo arrivati alla terza, aspetta, attenzione, rischio per me, ma ce l'abbiamo fatta a vincerla, sono arrivato alla terza su 12, però la terza sempre è meglio di niente, beh, che dirvi ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio anche quello lì che si è iscritto, il mio quarto iscritto, ragazzi, grazie, non so chi sei, ma grazie, e vi rinnovo il mio appuntamento al prossimo video, ciao!